E ci sono state tensioni ai cortei del 1° maggio a Torino e Trieste. Lorenzo Santorelli. Bastoni, aste e manganelli si stagliano sullo sfondo di Piazza Castello. Il 1° maggio di Torino è fatto anche di tensioni e disordini. A metà mattinata, uno spezzone del corteo, quello di antagonisti e centri sociali, tenta di sfondare il cordone di polizia. L'obiettivo? Raggiungere il palco di sindacati e istituzioni locali. Slogan e cartelli contro il governo e i partiti, tentativi di sfondamento e cariche di alleggerimento. Il bilancio di fine giornata è di 5 manifestanti e 10 agenti feriti. A loro la solidarietà della ministra dell'Interno Lamorgese e del capo della polizia Giannini. Urla e spintoni anche a Trieste, dove un gruppo di no Green Pass ha contestato i sindacati. A raffreddare gli animi ci pensa la pioggia.